tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi voglio parlarvi di Samsung Gear 363 Nuova 360. Sì, in effetti si assomigliano moltissimo. Hanno un anno di differenza, non si direbbe, ma tra poco ve ne parlo in modo più approfondito. Ma prima, sigla! La versione 2017 di Samsung Gear 360 è dotata di due sensori CMOS da 8,4 megapixel con apertura f2.2. I video a 360 gradi possono essere girati in 4K, mentre usando una sola lente avrete un filmato in Full HD. Le foto invece hanno una risoluzione massima di 15 megapixel se scattate a 360 gradi, mentre si fermano a 3 megapixel usando una singola lente. A bordo troviamo poi lo slot per la microSD e la batteria da 1160 mAh. La connettività infine è affidata al Wi-Fi di ultima generazione, al Wi-Fi Direct, al Bluetooth 4.1 e al connettore USB Type-C. Eccole qui le due Gear 360, ve le faccio vedere tutte e due perché ci sono un bel po' di differenze tra l'una e l'altra. Non sono solo differenze riguardanti la risoluzione dei video, ma anche delle differenze estetiche che sono anche funzionali. Mettiamo un secondissimo solo da parte la vecchia, che poi ha un anno in meno, quindi non è molto vecchia, per poter rimpicciolire la testa di Gear 360, come vedete qui, si è dovuto mettere un po' di componenti all'interno del corpo. In questo modo abbiamo delle lenti più piccole che non danno tanto fastidio, soprattutto se, non so, volete inserirla in tasca. Vi ricordate, questa è praticamente impossibile da inserire in tasca, dovete avere uno zainetto, comunque un posto dove riporla. Questa all'interno della sua custodia, che non so dove sia, che è semplicemente un sacchettino argenteo. Grazie, è arrivato il sacchettino da solo! Quindi all'interno del sacchettino potete riporla in questo modo, la riponete in questo modo e potete trasportarla in modo molto più semplice rispetto alla sua precedente versione. Quindi abbiamo detto, il corpo è stato creato un corpo che prima non c'era, ma è scomparso il cavallettino, che io adoravo tantissimo perché dava molta stabilità alla Gear 360. Come potete vedere, qui abbiamo un'area molto più grande su cui poggiarci, invece qua abbiamo un'area praticamente inesistente, che è semplicemente questa parte qua. Per ovviare a questo problema abbiamo questo bizzarro accessorio, che non è un preservativo, perché sembra tantissimo un preservativo. No, non lo è, serve semplicemente per poterlo poggiare ed aumentare l'area di appoggio. In questo modo dovreste avere una Gear 360 più stabile. Ho detto dovreste perché la stabilità non è proprio il massimo. Le modifiche non sono tantissime, abbiamo lo schermino che dalla parte superiore si è spostato qui sulla parte frontale, idem per il tasto di registrazione. Se non vi ricordate come era fatta la vecchia, eccola qui. La vecchia 360 quindi aveva il tasto in cima e lo schermino in cima, qui invece abbiamo il tasto e lo schermino sulla parte del corpo. Perché potrebbe creare dei problemi? Innanzitutto perché, non avendo più il cavallettino, potreste rischiare di tenerla in questo modo. Innanzitutto vedreste tutta la parte della mano perché è molto vicina alle lenti, e poi se ci state giocando, o nel senso se vi state muovendo come faccio io, che sono super mal destra e non mal sinistra. Io vado a casa. Registri da sola, ciao! Io che sono super maldestra non so quante volte mi è successo di di schiacciare il tastino mentre stavo reccando, e quindi da rec sono passata a ciao, non hai più video. Reccando? Parlo come i giovani, scusa. Non sei giovane, c'è una certa. Non puoi dirmi questo solo perché sto per fare i 30 anni. Comunque, altra modifica di questa 360 rispetto al vecchio modello è che abbiamo un ingresso per la ricarica Type-C e non più micro USB, per la gioia di Erika, che non vedeva l'ora, ecco. Abbiamo sempre lo sportellino, che in questo caso è fatto come un piccolo carrellino per inserire la micro SD, e inoltre non abbiamo più la connettività NFC. NFC per gli amici. Vabbè, ho capito, se non hai studiato l'inglese, che vuol dire?
Che cosa? NFC. Near Field Communication. Wow, you're so cool. Comunque, non potrete utilizzarla senza un micro cavalletto, comunque per un bastone per i selfie. Vi picchierei io con quel bastone per i selfie, ma fa niente. Io no, invece... la violenza. No, no, non si usa la violenza. Io utilizzo o questo suo micro cavallettino e glielo monto sopra in questo modo, altrimenti ho sempre il cavallettino di Manfrotto, che è molto comodo anche quello. Bisturi! Eccolo qui, magicamente è arrivato anche il cavallettino di Manfrotto, che mi piace sicuramente di più, costa 20 euro e potrebbe risolvervi un bel po' di problemi con questa Gear 360. Ecco qui, così in questo modo avrete un aggeggio del potere, uno scettro molto più utilizzabile, e se volete picchiare la gente così potete, aiuto, potete farlo con il gancio. Oh, un copricapo! Mi stavo quasi per dimenticare, un'altra delle novità apportate a questa Samsung Gear 360 è la possibilità di video in live streaming in 360 gradi. Io l'ho provata un paio di volte, quella più particolare, nel senso che l'ho provata a Los Angeles con una connessione un po'... così così, ma c'erano tantissime persone connesse. La qualità non mi è sembrata estrema, però devo dire che dà un'ottima sensazione ed è anche abbastanza immersivo. Ovviamente deve piacervi quel genere di live streaming. Infine è stata modificata anche l'applicazione, che andiamo a vedere più da vicino. Eccoci qui, vi faccio vedere l'app. Scusate il Galaxy S7 dell'antichità, ma il mio purtroppo è in assistenza. Il tuo cosa? Il mio S8, okay. Ah scusa, avevo messo il soggetto per la tristezza. Innanzitutto app totalmente rinnovata, magari se alziamo la luminosità dello schermo vediamo qualche cosa in più. Eccoci qui direttamente, si collega tramite Bluetooth, ecco qua. Possiamo gestire tutto o direttamente dalla fotocamera attraverso il tastino menu, quindi stabilire se fare una foto, un timelapse, un video looping, HDR landscape settings, video, photo. A posto, c'è Erika che è un po' così disperata mentre io parlo. Comunque, tutte queste cose che potete gestire dalla fotocamera potete farle anche direttamente dall'app. Innanzitutto, fotocamera. Possiamo vedere subito che cosa abbiamo qui nei paraggi, sveleremo tutti i nostri segreti. Ecco, come potete vedere non è stata migliorato quel problema della cucitura, quindi abbiamo una cucitura un po' così, questa sono io, anche il mollettone da casa, la maglietta Ghiballini, abbiamo tanti telefoni qui. Saluta Erika! Hai rotto le scatole, tantissimo. Ok, quindi abbiamo sempre il solito problema che si manifestava anche con l'altra fotocamera. Poi possiamo scegliere la modalità direttamente da qui, quello che vi ho fatto vedere prima. Dal menu impostazioni invece possiamo scegliere un po' di cose succulente, tra cui anche l'aggiornamento del firmware che abbiamo appena fatto. Altra cosa che volevo mostrarvi è la trasmissione in live, ovvero potete trasmettere in live streaming su YouTube oppure direttamente su Facebook. Se volete vedere il live streaming che abbiamo fatto su Facebook, vi metto il link nell'info box, quello di Los Angeles. Poi l'altra parte di menu ci fa vedere la galleria, ovvero quello che abbiamo salvato sulla Gear 360 oppure quello che c'è sul telefono. No. Eccolo qua! La qualità secondo me è molto 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 buona, anzi qualcosina meglio per quanto riguarda la nitidezza anche rispetto al modello precedente. Non è fluidissimo perché stiamo vedendo in streaming, non è salvato sullo smartphone in questo preciso istante, se no ci mettevamo 70 anni, però devo dire che la qualità è davvero davvero buona. Lo avevo attaccato direttamente sul vetro con una piccola ventosa, e con questo modello è molto facile perché essendo piatta può rimanere quasi attaccata al vetro e dà questa sensazione di poter vedere sia quello che sta accadendo fuori, vedere abbastanza bene le curve nonostante il montante della macchina, ma vedere anche l'abitacolo e tutte le mie abilità guidatorie da pilotessa, va bene. Insomma, questa nuova Gear 360 si rivela un ottimo prodotto, ma nulla di
niente fuochi d'artificio che potevamo aspettarci. Insomma, un more of the same, come si dice nel mondo dei videogiochi, un qualcosa di già visto, ma niente di che. Direi che ora possiamo concludere questo video e procediamo. Per concludere questo video volevo solo dirvi che non mi sento di dare dei pro e dei contro a questa Gear 360, per un semplice motivo: è tantissimo simile alla sua predecessa, mi piace tantissimo, bello. Sì, è giusto sicuramente. Esatto, questo è quello giusto. Se avete quindi una vecchia Gear 360, la nuova Gear 360 non, secondo me, non vale la pena di essere acquistata, perché non ha dei veri e immensi upgrade, per cui non vale la pena spendere tutti questi danari per passare a un modello più, diciamo, aggiornato, perché si assomigliano veramente tantissimo. L'unica cosa che potrebbe spingervi a comprare questa è che funziona anche con dispositivi iOS, ovvero iPhone con sistema operativo iOS 10, quindi diciamo che c'è stata una piccola apertura nei confronti del resto del mondo dello smartphone. Non mi capacito per quale motivo non sia compatibile con tutti gli altri Android. Perché? Per quale motivo? Non lo so. Comunque, se invece non avete questa, la camera dell'antichità, e volete comprare una nuova Gear 360, sicuramente questa è un'ottima soluzione. Mi è piaciuta la risoluzione, mi è piaciuto come il video, speravo in un miglioramento che avevo, in una criticità che avevo notato nel passato, ovvero che la cucitura digitale tra le due sfere non era esattamente perfetta e aveva delle imprecisioni che si notavano moltissimo. Devo dire che questo problema non è stato per ora risolto, speriamo magari con i prossimi aggiornamenti del software che questo accada. Per concludere vorrei dirvi che questa camera si aggira intorno ai 249 euro, prezzo di listino, quindi potete trovarla anche a qualcosina meno online. Invece, incredibilmente, il modello precedente di listino la troviamo a 359 euro, non ve lo ricordavo. Ovviamente anche questa online potete trovarla a un prezzo molto più concorrenziale. Ovviamente la differenza di dimensioni e la differenza di forme cambiano tantissimo, perché questa è molto più trasportabile. Direi che i due prodotti si eguagliano più o meno. La cosa che fa realmente la differenza, come dicevo prima, è il fatto di poterlo usare con iOS, ma anche di fare le live in 360 gradi. Direi che anche per oggi è tutto. Io vi invito a vedere degli altri video che sono sicura vi piaceranno tantissimissimissimo, quindi non potete non vederli. Ricordatevi di iscrivervi al canale, magari anche di cliccare anche sulla campanella, così tutti i video che pubblichiamo vi arriveranno in notifica nella mail, così possiamo stalkerarvi molto meglio. Pagate l'affitto lasciando un commento, tanti pollicioni, quelli così veniamo a prendervi a casa. E c'era qualcos'altro, Erika, non mi ricordo. Condividi il video, e tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ciao.